proprio in questo istante le squadre che stanno scendendo in campo. Dunque 28esima giornata, Gino Cannarsa, Termoli, Notaresco. Dunque squadre schierate a centrocampo, tra poco si comincia il saluto tra i capitani, un incontro importantissimo come abbiamo ribadito fino a poc'anzi per tutte e due le squadre. Tutti da mister Carnevale, fischia l'arbitro, dunque si comincia con Hernandez che chiama subito in causa Federico Scoppa, Colarelli sulla sinistra che scende in mezzo, il cross dove Burzio non può arrivare, ancora il Termoli, Colarelli a contrasto, riprende la palla il Notaresco, sembra subito una partita vibrante. Chili Hernandez calcia basso questo corner all'indirizzo di Pablo Burzio che prova a girarla, la sfera che attraversa tutta la porta, Barchi sulla sinistra, palla per Hernandez che entra in area, il numero 21 del Termoli batte in porta, fondamentale la respinta di Curtosi proprio per Pulsoni ancora, e poi è un cross in mezzo dove anche in questo caso non c'è però nessun compagno pronto alla ribattuta. De Francoforte a ridosso prova a calciare in porta, buono il diagonale che lancia in porta ancora Pablo Burzio dalla distanza, però arriva Fiacco sul tiro, Colarelli a cercare proprio Maiorino al limite dell'area, entra in area Ofsar va in dribbling, riesce a crossare in mezzo, colpo di testa di Hernandez e gol del Termoli, 30esimo, il gol di Kylian Hernandez su invito di Ofsar, il colpo di testa vincente che supera Curtosi, 1-0 per il Termoli quando siamo giunti al 30esimo di gioco. Ali costretto a uscire dall'area avversaria, Pietrantonio in aria e poi il colpo di testa di Forcini alto, fischia l'arbitro, dunque riprende il Notaresco con il tocco di Daloia, dunque come diciamo si riparte dall'1-0 per i padroni di casa che adesso tornano in possesso di palla con Scoppa a sponda di Burzio. Sì, ancora la palla per Francoforte, prima conclusione a lato del quarto minuto, dunque prima azione di questa ripresa da assegnare al Notaresco col tiro da fuori area di Francoforte. Prova a ripartire subito il Notaresco e intanto c'è il raddoppio del Termoli con Pablo Burzio che sfrutta questa indecisione del Notaresco e la mette nel sacco, quindi Termoli 2 Notaresco 0, è pronto come un falco Pablo Burzio lì a punire l'avversario, raddoppio dunque del Termoli importantissimo che giunge al 12esimo raddoppio dei giallorossi con Pablo Burzio con la palla che sfila, anticipa tutti Sicignano, la palla però rimane lì e poi c'è un tiro alto, c'è solo Hernandez che forse è più veloce di Daloia, non riesce però, anzi la palla è buona, ancora Hernandez, 1-2 su Daloia, Hernandez in mezzo dove corre Burzio che prende tempo, poi tira ma Curtosi riesce a respingere, applausi per il Termoli. Corner già battuto, palla dalle parti di Barchi che anticipa il portiere e poi salvataggio sulla linea, parte del Notaresco con Formiconi, questo tiro di Barchi all'arbitro, quindi parte Daloia, adesso il numero 16 del Notaresco in corso di Bartolo, praticamente alle stelle fuori fase il tiro del numero 16 di Bartolo. E triplice fischio del direttore di gara, quindi titoli di coda qui al Gino Cannarsa, Termoli 2, Notaresco 0, un gol per parte. Nei primi 45 Hernandez, nella ripresa Pablo Burzio, 3 punti importantissimi in chiave salvezza per la squadra di Massimo Carnevale. Dunque finale qui dal Gino Cannarsa, Termoli 2, Notaresco 0.